questo video scopriremo tutte le novità della nuovissima Season 4 e mi raccomando, vedete il video fino alla fine per non perdervi nessuna delle nuove modifiche assurde come le armi cromate o l'albero parlante. Hashtag codice canale nello shop. Ragazzi, prima partita della Season 4 assurda, siamo partiti direttamente così, senza skin, senza bus, siamo partiti alla fine del bus, ragazzi. Non so cosa è successo, questo è il nuovo posto, ragazzi, dove l'albero della realtà è completamente morto. È stato eliminato molto probabilmente dal cromo stesso e adesso è triste e deprimente. Ci sta con il tema del fatto che questa è la season di Halloween, quindi... Oh, cazzo, si sgoda. Però ragazzi, non mi sento bene non essere un pesce. Qua. Oh mio Dio, questo là perché vola? Voleva dire una... A terra, morto, morto. La silenzio, ragazzi, abbiamo il ritorno della vedetta silenzio, ragazzi. E avevo avuto una delle cose scritte per parlare adesso. Il fatto che siamo partiti così a c***o mi ha un po' destabilizzato. Morto. L'arma al cromo, ragazzi, che figa. È fortissimo. Ha un bel bloom, un buon danno da lontano. La chiave. Ragazzi, queste chiavi serviranno per aprire delle casse. Ci sono casse di basso livello che serve una chiave per aprire. Invece casse di livello più alto che servono due o più chiavi. Ma come si fa a volare così? Scusami. Ah, più spari con l'arma, forse più si carica. Oh mio Dio. Nel frattempo che rianima, ragazzi, queste qua hanno immagini di tutte quante le due nuove armi e due nuovi posti. Dicevo, ragazzi, adesso se si usa la scivolata e si scivola si possono spingere dietro le persone. La cosa della quale sono più curioso, ovviamente, ragazzi, la bolla cromatica che ti fa diventare cromo. Ma vaffa! È tornato il pompa a leva, ragazzi, perché sono tornati pompa a leva, mitrata silenziata e un cecchino, quello che abbiamo visto prima. Comunque questa è l'immagine delle mitornate. A proposito di cecchini, ragazzi, adesso i cecchini possono one shotare in head un'altra volta. Ti interessa, si può ricaricare anche in leva mentre stai mirando. Giusto, ragazzi, come dice Trash, in leva adesso si può ricaricare mentre stai mirando. Abbiamo questa nuova arma, ragazzi, che abbiamo visto già nel trailer stamattina. Non so se sia già in game o se arriverà con il tempo. È stato confermato l'Hulk Buster. Quindi, ragazzi, che ha detto al video dei leak 95% cazzate, scusati adesso. Questa è la nuova skin della crew di Forza, ragazzi, che arriverà. Ma da capo, dai, ma palle. E siamo di nuovo, ragazzi, alla fine del bus, senza skin. Non ho ancora capito perché succede, però possiamo atterrare, ragazzi, al nuovo vascello che abbiamo visto sempre nel trailer, che mi sembra davvero interessante. Guardate quanto è figo. Sta fluttuando, da quel che immagino, per non farsi prendere dal cromo e non farsi infettare, ragazzi. Oddio, la cassa di munizioni cromate è fighissima. Mamma mia. Ma che cazzo è sta roba? Ragazzi, prova a scappare con la nuova abilità del cromo. Quanto è figa. E quanto si va veloce. Se fai il doppio salto fai tipo la rotellata in aria. Madonna! È tornata la mitraglietta rapida. Wow. Comunque, continuando a parlare, ragazzi, di roba che arriverà, è stato confermato lo stile di Mida in versione anime che arriverà. Questo potrebbe ancora confermare un pochino di più il ritorno di Mida in game, però non si sa ancora a livello di storia se tornerà effettivamente. Ma dai, ragazzi, Trash e Boxy stanno già in partita, io devo ancora lootare tutto quanto. Ho trovato due porta bunker, ragazzi, qualcosa di interessante. What the fuck, no! Cos'è il porta bunker? Una m***a, fra, fa veramente schifo. No, in realtà, vedi che... È contro il parkour, perché non devi per andicare, che stanno le gomme sui lati, è fighissimo. Ragazzi, non è malissimo. Sicuramente non lo porterei appresso, però se me lo trovo vicino per salvarmi potrebbe essere utile. Adesso, ragazzi, è stata decriptata nei file di gioco la skin Gemini, che è una skin che è stata aggiunta in Season 8, cancellata in Season 9, capitolo 1, parliamo. Ed è stata aggiunta nei file di gioco, ragazzi, solo adesso, quindi circa 3-4 anni dopo che è stata aggiunta in game. Se uscirà nello shop, effettivamente, questa volta, codice callare, ragazzi. Sono stati anche aggiornati, ragazzi, le robe dei cubi, della regina dei cubi, forse per Halloween, ragazzi, molto probabilmente. Queste ricompense, ragazzi, affinché a me saranno gratis, non so quando arriveranno, però arriveranno e saranno completamente gratuite. Sono stati anche aggiornati, ragazzi, il mitico di Wolverine e il mitico di Batman. Potrebbe essere sempre più un indirizzamento al fatto che avremo una modalità con tutte le cose vecchie per il quinto compleanno. Potrebbe, non è ancora sicuro. Intervento silenziata epica. What? Madonna, ragazzi, veramente figa. Oh, hanno cambiato il volto, hanno fatto i tre skin, bello. A proposito di roba figa, ragazzi, è stato aggiornato il file di gioco, o meglio rimesso nei file di gioco, il lanciarazzi guidato, che abbiamo anche visto nella schermata di presentazione del Fortnite competitivo della Season 4. Quindi potrebbe esserci un ritorno anche di quest'arma. Sono stati aggiornati anche, ragazzi, i file di Star Wars. Un sacco di roba, ragazzi, veramente stanno aggiornando. È stato rimosso, ragazzi, il Grappler Glove. Potrebbe darsi che così tornerà i guanti di Spider-Man con Gwen. Godrei, ragazzi, godrei senza alcun dubbio. Confermo che quest'arma, ragazzi, uscirà più in là nella season. La Epic, ragazzi, sta lavorando a un veicolo che si chiamerà Palla Stupida, letteralmente tradotto. Non si sa cosa sia, però è molto interessante. In più stanno anche lavorando alla feature di arrampicata sui muri. Non come il parkour, proprio arrampicata
vera. È stato aggiunto l'effetto cromatico ai veicoli, macchine, elicotteri, boller e aeroplani, quindi potremmo vedere in questa sezione il ritorno di aeroplani ed elicotteri. In più è stato anche aggiornato il pompa caricato, quindi potrebbe esserci anche un suo ritorno. È stata aggiunta una feature per la jump, non ancora in game però nei file di gioco, che ti permetterà di buttarla con le mani, così avete capito ragazzi, insomma sì. Questo potrebbe essere probabilmente per la zero build, così che in zero build potrà usare la jump. A proposito di trappole lanciabili, ecco un gameplay della trappola di CypherPK che sembra veramente OP lanciarla addosso a una persona così ragazzi, che la fai partire dritta verso le trappole, molto figo. Non funzionerà mai se la buttate e qualcuno ci deve passare, poi se la buttate addosso direttamente a una persona, OP. Oh, muori. Arrivo Marcello. Sì. Si sta qua. Madonna, sto completamente a c***o. Ho menato sti colpi, ho preso tutti quanti. Buona. Vieni qua Leo. Sguazziamo insieme. Un'altra cosa confermata che avevo detto nello scorso video ragazzi, che si potranno dare questi ordini agli NPC: ritorna da me, rianimami, lasciami stare, mantieniti quella posizione e muoviti ragazzi. Veramente interessante. Soprattutto il rianimami è qualcosa di assurdamente epico secondo me. Verrà aggiunta ragazzi anche l'elettricità in gioco, un po' come il fuoco brucia il legno e brucia tutte le cose. Ci sarà anche l'elettricità che toccherà il metallo. Season 4 finisce ufficialmente il 3 dicembre. Il maiale è cromato. Ho qua, macchina 50. Macchina vuole pericolo ragazzi. Sopra il punto 0 ragazzi è apparso un rift, molto interessante. Sono vicino al troppo, oddio! Fate farming, ragazzi! Si sente una voce! Sarà... come si chiama? L'Araldo. Sì, l'Araldo. Dico ragazzi, c'è un trick molto interessante per poter duplicare le palle di cromo che vi sto mostrando qua a fianco a me, ragazzi. C'è un trick per duplicare le palle? Questa cosa ragazzi non frega a nessuno, però il simbolo delle kill di squadra è cambiato. Non frega a nessuno? Se io mi chiamo nessuno, cioè... Il cromo ragazzi è confermato che si sposterà in varie parti della mappa, perché nel trailer si vede Greasy Groove ragazzi, questa città qua, boschetto, piena di cromo, ma al momento non è cromata, quindi vuol dire che il cromo farà una bella bella strada. Comunque c'è gente a boschetto. Eccoli, sì. Eccoli, sono qua. Ci vado addosso, non mi posso fermare più. Oh, mi dico, tu ha fatto il parkour sul niente. No, mi ha sfondato. Oh, da dietro. 30, bello. Bella me. Oh, oh! Girati, perché era qui? Ti ho detto che c'è ancora qualcuno nel fight. Si mette un po' di mazzo. Non ho l'età per giocare a Foppy. Fatto la shield da uno. Mi ha fatto male. Bianco 78. No, non c'è più. 1v1 là. Madonna, 112. Grazie, sono tutti ragazzi, like e iscrizione.